Se si può fare una generalizzazione sui giovani, diciamo, positivi, non sui lavativi, ecco, la prima distinzione facciamola così, perché ci sono ragazzi che hanno quasi, per i quali, per esempio, trovo quasi fastidio ad avere a che fare, proprio per il tipo di rapporti così pesanti, lavativi, così da fannulloni, e altri che sono invece emozionanti per le loro capacità di ascoltarti, di dare il meglio di se stessi, di lavorare con tutte le loro energie, con tutta la loro volontà. Ecco, diciamo così, fannulloni li lascio da parte, ecco la brunetta. E di qua invece prendiamo in considerazione la parte migliore. Ecco, su questa parte migliore ci si accorge di un fatto, che prevalentemente hanno paura del futuro. I giovani vivono in una situazione di continua chiusura e questa chiusura ovviamente non li porta ad aprirsi ad esperienza, novità, vivono in situazioni di difesa. Per quale motivo? Ecco, si potrebbero evocare soprattutto gli aspetti economici. Cioè c'è paura della perdita del lavoro, o addirittura di non trovare lavoro, ogni giorno siamo bombardati da queste comunicazioni sulla crisi, che è un fatto vero, sulla crisi, sulla borsa che crolla, sul lavoro che viene meno. Uno dice, ma è mai possibile che questo non influenzi la mentalità di un ragazzo che quindi si trova a dover pensare al proprio futuro in termini molto problematici e preoccupanti. E questo indubbiamente può essere una spiegazione, però secondo me le spiegazioni di tipo, chiamiamole così, economicistiche, sono sempre forzate, cioè io non riesco ad avere, anche per la mia formazione professionale, culturale, non riesco ad avere, diciamo così, nella visione materialistica della storia, la giustificazione dei fatti. Ecco, io credo che quello che manchi in realtà a questi giovani, chiamiamoli bravi, per potersi aprire al futuro, per poter avere l'energia di affrontare la vita, è il senso della storia. Questi ragazzi, e qui ecco perché può essere importante un lavoro come il vostro, questi giovani manca la comprensione della loro determinazione storica. Sembrano essere, torno a dire, i migliori, che siano saltati fuori proprio da un fungo. Ma la vera responsabile di questa assenza di storicità della propria origine e quindi di riconoscersi come essere storicamente determinati e inevitabilmente quindi comprendere che esiste un futuro a cui ci si apre attraverso la lotta, il sacrificio, la conquista, il piacere della scommessa e di un'avventura, la vera responsabile è la famiglia. La famiglia. Ora, questi giovani, ma questa è la mia esperienza, li vedo fondamentalmente senza un'educazione familiare che li abbia portati a riconoscere se stessi, ciò che realmente possono essere. Parole povere, manca l'educazione familiare. Manca un'educazione che dia forza, che dia sostanza, che dia capacità di credere nel futuro.